Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi è il grande giorno, finalmente è sbarcato anche in Occidente la versione PlayStation Plus Essential, Extra e Premium, dove ovviamente avremo diversi vantaggi in base al pacchetto che sbloccheremo ovviamente all'interno della nostra console. Per quanto riguarda ovviamente l'Essential, per chi ancora non lo sapesse, l'Essential è fondamentalmente il PlayStation Plus classico, quindi stesso prezzo, stesso abbonamento che ti consente di ottenere appunto i giochi mensili, i multiplayer, il PlayStation Plus, sconti, pacchetti, eccetera, eccetera. Il PlayStation Extra invece già include un qualcosa in più. Include un qualcosa in più che sono ovviamente il catalogo di giochi. Il catalogo di giochi che ha ovviamente una componente abbastanza particolare per questa versione extra, perché vi posso assicurare che il pacchetto di giochi presenti nella versione extra non è affatto male. Ma secondo me il top, che è anche una delle motivazioni per il quale ho sottoscritto io stesso l'abbonamento premium, o premium se volete dirlo in maniera figa, è per l'appunto anche la versione di prova, la versione dei cataloghi classici dei giochi e ovviamente lo streaming nel cloud. Ma lo streaming nel cloud in realtà mi interessa ben poco. Se devo essere onesto, la cosa più bella presente all'interno di questi pacchetti sono il catalogo dei giochi, che è veramente, veramente enorme. Non ho ancora guardato tutto perché lo volevo fare insieme a voi in questo video, anche per farvi vedere fondamentalmente cosa c'è all'interno del catalogo premium. E ovviamente il catalogo dei classici, quindi tutti quei giochi vecchi di PlayStation, di console vecchie, che possiamo giocare adesso sulla console next gen. Quindi detto questo, io ovviamente mi sono abbonato, ho fatto il PlayStation Plus Premium, come potete vedere. Infatti vi farò vedere quello che è presente nel PlayStation Plus Premium, perché stavo guardando per l'appunto la collezione dei giochi e stavo guardando un pochettino tutto ciò che effettivamente c'era, no? Quindi infatti abbiamo il catalogo dei giochi che vengono dati con il PlayStation Extra e con il PlayStation Premium, ma soprattutto il catalogo dei classici. È questo che secondo me rende ancora più esclusivo l'abbonamento premium. Vi posso dire che comunque, beh, i giochi mensili è una caratteristica classica del PlayStation Plus, quindi chi ha già utilizzato il PlayStation Plus da sempre fondamentalmente sa che appunto avremo a disposizione i giochi mensili. Però la collezione ovviamente del PlayStation Plus, questa è una cosa extra che era già presente all'interno ovviamente della versione del PlayStation Plus, soprattutto se avevate acquistato PlayStation 5, avendo un catalogo esclusivo con alcuni giochi in particolare. Ma andiamo a vedere il catalogo dei giochi. Andiamo a vedere il catalogo dei giochi che vengono dati appunto con il nuovo PlayStation Plus, che come potete vedere sono tantissimi. E già solo per quelli che vedete in queste prime colonne, pagare l'abbonamento, che vi ricordo essere di 120 euro annuali se sottoscrivete abbonamento di PlayStation Plus Premium, secondo me già solo queste prime tre righe di giochi valgono la spesa. Spider-Man Miles Morales, Assassin's Creed Valhalla, Demon's Souls, che finalmente lo posso giocare, dato che volevo comprarlo in realtà, però non avevo mai trovato delle offerte decenti, adesso ce l'ho addirittura incluso all'interno del mio catalogo. Infatti, come potete vedere, lo posso scaricare perché appunto è incluso nel mio abbonamento PlayStation Plus, e questa è una cosa stupenda. Ghost of Tsushima, praticamente la Director's Cut, questo un altro gioco che sicuramente avrei voluto recuperare. Returnal, assolutamente Returnal è un altro che mi era piaciuto e che non avevo mai potuto recuperare. Vabbè, Guardiani della Galassia già ce l'avevo, e finalmente anche la Director's Cut di Death Stranding. Quindi questo, mamma mia, già solo sti giochi per me valgono fondamentalmente la spesa, senza considerare ovviamente anche Horizon Zero Dawn, God of War, Bloodborne, che comunque è incluso anche nella collection. Veramente ci sono tantissimi giochi molto molto interessanti, e oggi voglio farveli vedere tutti. Anche Hollow Knight,
Hollow Knight incluso di DLC, cosa che io ho già preso per il PC, ma che fondamentalmente avrei anche qui su PlayStation. Mafia 3, Doom, la remastered di Final Fantasy X e X2. Veramente ci sono Final Fantasy XII The Zodiac Age, che questo posso finalmente recuperarlo, dato che la Zodiac Age non l'ho praticamente mai giocata. Poi Gridfall in realtà non lo conosco. Qual era Gridfall? Oddio, Standard Edition. Oddio, ci sono alcuni che effettivamente non mi vengono in mente. Poi, vabbè, Final Fantasy VIII Remastered, giustamente per chi se lo vuole giocare, i Final Fantasy 9, Final Fantasy 7. Io che sono amante di Final Fantasy, avere già la trilogia qui all'interno di PlayStation 5 per me è assolutamente top. Poi ci sono anche altri giochi che comunque si possono conoscere. Per esempio, questo mi aveva molto incuriosito. Non so effettivamente. Essendo comunque un RPG, fondamentalmente sapete che io sono un amante degli RPG, però diciamo ci sono alcuni giochi che tendenzialmente non avrei mai giocato, non avrei mai provato, mentre invece avendoli inclusi Celeste, che è bellissimo, rompicapo, Nio, molto molto carino, anche Nio. Veramente ci sono Medieval, ci sono veramente, veramente tantissimi giochi che potete tranquillamente provare. Shenmue 3, che io ho preso tutto per PC, ovviamente la collection. Shenmue 1, 2 e anche il 3, tutto su PC, però volendo è anche qui. World of Final Fantasy, che questo è anche molto carino. Peccato che è la versione non massima, è la versione di base, però alla fine comprare solo il DLC tecnicamente non è un problema. Anche questo sembra essere appunto un RPG. Sì, anche questo è un RPG, quindi tutti questi io li proverò sicuramente, magari li proveremo anche in live. John Wick X, oddio, cos'è questo? Diventa Baba Yaga. Ah, è tipo una sorta di strategico. Poi, ecco, vedete tutti i giochi di Telling Lies. Oddio, ci sono veramente. Che Tomardi? Cioè, veramente ci sono tantissimi titoli che, ripeto, secondo me ne valgono la spesa, ma ne valgono la spesa già soltanto i primi. Cioè, io non capisco perché c'è stato effettivamente un po' di. C'è stato un po' di controversia, c'è stato un po' di diciamo anche di. Come dire, di lamentele, no? Ci sono state anche delle lamentele per quanto riguarda ovviamente i prezzi o comunque quello che il gioco effettivamente potesse offrire. Ma guardate. Comunque il catalogo, è vero che non tutti i giochi saranno AAA e non tutti i giochi saranno fantastici, però guardate quanti ce ne sono. Veramente, veramente tanti. Ma la cosa che ovviamente io voglio vedere insieme a voi, che non ho guardato proprio per niente, è il catalogo dei classici. Il catalogo dei classici che si possono scaricare e che si possono giocare direttamente su console. Tipo God of War, il 3 ovviamente remastered, Beyond Two Souls, questo l'ho giocato su PC, Resident Evil Director's Cut, addirittura su PSC, la versione PS5, Ape Escape, che poi vabbè, versione PS5, queste sono tutte le versioni che sono state appunto riportate. Ci sono anche i giochi PS3, come potete notare, giochi PS3. Che io ovviamente non avendo avuto la PS3 molti li ho saltati, molti non li ho giocati, quindi avere la possibilità di poterli rigiocare qua è tutta un'altra storia. Toy Story 2. Toy Story 2, ragazzi, questo era su PlayStation, che le bestemmie, Dynasty Warriors. C'è anche Dynasty Warriors 9, eh? Quello però è per PlayStation 2, non so se effettivamente Dynasty Warriors 8 Extreme. No, vabbè, God of War Ascension, questo è un altro che non ho mai giocato e che finalmente posso recuperare. Vabbè, Heavy Rain l'ho giocato su PC. Cioè, guardate, guardate quanti titoli
i Ninja Gaiden, questi sono tutti su PS3, io non li ho mai giocati. Oddworld, mamma mia. Port Royale 3, oddio. Se solo ci fosse Port Royale classico, si vince, cioè il primo in realtà. Il primo Port Royale, che vabbè. Resident Evil, Rogue Galaxy, ragazzi. Rogue Galaxy, capolavoro di gioco. Io ce l'avevo su PS2 addirittura. L'ho giocato su PS2 e tra l'altro lo trovate anche sul Siphon Filter. Oddio, ma questo è solo il primo però. Eh sì, questo è il primo. Guardalo che bello. Mamma mia, Siphon Filter, ragazzi, quanto tempo. Ah, anche Left Behind di The Last of Us, eh? Addirittura. Worms. E questi ovviamente sono tutti i titoli dei grandi classici che ovviamente possiamo avere. Voglio controllare ormai, visto che ci siamo, anche lo streaming nel cloud. Come funziona effettivamente? Accesso immediato, gioca in streaming a centinaia di titoli dal catalogo del PlayStation Plus. Ma giocare in streaming, cioè vuol dire che io li gioco direttamente così, senza scaricarli, in teoria. Non ho mai apprezzato lo streaming, se devo essere sincero. Lo streaming dei giochi è un qualcosa che non mi ha mai entusiasmato più di tanto. Anche perché non credo che giocando un gioco in streaming si possa avere effettivamente la stessa esperienza che si possa avere con ovviamente scaricarlo e giocarlo praticamente sulla propria console. Però sono curioso di vedere, di provare come funziona questo streaming. Quindi vediamo cosa c'è da poter provare insieme. Giusto per... così, giusto per fare una prova. Vediamo cosa possiamo... Allora, qualche cosa di interessante, vediamo, qualcosa di particolare vorrei fare insieme. Così poi chiudiamo anche il video, che era giusto per darvi così una dimostrazione, un pochettino così, di quello che c'è all'interno di questo abbonamento PlayStation, così qualora ovviamente qualcuno sia indeciso sul cosa fare, magari sentendo anche un'opinione, sentendo magari un'altra opinione, possa effettivamente decidersi e dire sì, ma effettivamente sai, la spesa secondo me ne vale la pena, oppure no, effettivamente per quello che ho visto la spesa non mi interessa, eccetera eccetera. Andiamo sul Zodiac Age. Ecco, se io faccio esegui lo streaming, voglio vedere che come effettivamente i comandi passi continuamente dallo streaming alla console e viceversa, trasferisci, va bene, ok. Voglio vedere effettivamente come funziona lo streaming, ma soprattutto qual è la reattività dei comandi. Mi interessa sapere la reattività dei comandi per quanto riguarda ovviamente lo streaming, perché sono sicuro che durante lo streaming un piccolo input lag sarà presente. Non credo che non ci siano appunto problemi da questo punto di vista, come input lag eccetera eccetera. Da un lato spero di no, però da un lato sono sicuro che ci saranno questi problemi. Beh, ovviamente tutto sistema PlayStation 4, ma ecco, vedete, già ci sono dei, sì, un leggerissimo input lag c'è. Ve lo posso garantire. Ovviamente carica dati, a parte l'audio che è fortissimo. È fortissimo l'audio, dovrei abbassarlo, ma ecco, direi che già così è un po' meglio. Comunque sì, come immaginavo come immaginavo
c'è un minimo di input lag. Come immaginavo, c'è un minimo di input lag, ma ovviamente è normalissimo che durante lo streaming, ovviamente, del gioco. The death of Lord Rasslai. Saltiamo tutto perché tanto il 12 lo conosco a memoria come storia. Non conosco il gameplay dello Zodiac Age perché è un po' diverso rispetto alla versione originale, però sicuramente Final Fantasy 12 per me non ha segreti. Ci ho fatto una perfect praticamente, quindi. Allora, usa la levetta destra per cambiare l'angolazione visiva. Vedete, in streaming comunque la qualità in realtà non è malvagia. C'è questo piccolo volte che, se vedete, questa specie di piccolo sfarfallamento, che non è dovuto ovviamente da me, questo ve lo posso assicurare, non è dovuto dalla mia scheda d'acquisizione, ma è dovuto proprio dallo streaming del gioco. La qualità in realtà non è altissima. Vi posso dire che comunque la qualità non è altissima. I movimenti, boh, credo che siano abbastanza validi. C'è forse, ripeto, un. Forse l'input lag è più sui menu che effettivamente sul resto del gioco. Sì, vabbè, questo lo so che puoi parlarci, quindi fai così. Esatto. Beh, guarda, interagendo. Allora, devo dire che la reazione per quanto riguarda i comandi, almeno all'interno del gioco, è abbastanza diretto. Cioè, non c'è molto input lag. Probabilmente c'è più input lag all'interno dei menu, che forse è la sezione un po' più particolare dello streaming. Mentre invece nel gioco stesso non c'è. Voglio vedere un attimo sulla battaglia. Esatto, ti ha preso di mira. Sì, lo so. Sì, sui menu c'è comunque un input lag non indifferente. Vedete poi giustamente le immagini streaming. Un pochettino. Sì, nel menu c'è un leggerissimo input lag, però veramente non a tipi come me che sono molto precisi potrebbe dare effettivamente fastidio. Mentre invece magari a chi non fa tanto caso a queste cose potrebbe tranquillamente fregarsene e godersi il gioco. Ovviamente io lo streaming non lo utilizzerò praticamente mai. Se c'è la possibilità, tanto vale, me lo scarico, me lo gioco su console rigida, su console fissa e va decisamente meglio. Non c'è assolutamente problema in questo. Detto ciò, niente, vi ho voluto far vedere un pochettino cosa c'era, diciamo, all'interno di questo nuovo PlayStation Plus. Fatemi sapere voi quale abbonamento avete fatto, se avete fatto un abbonamento diverso, se siete rimasti invece classici alla versione dell'abbonamento Essential. Io ho detto questo, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per essere stati con me. Scaricherò un paio di giochi che sicuramente magari porteremo anche in live. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!